Matteo Aglio, Paolo Scalera. Ci siamo. Allora, eccoci. Innanzitutto io avevo detto, cioè io non avevo detto, tu avevi detto viene Valentino. Sì, ha avuto un problema. Ha avuto un problema. Perché mi sembra mica che lui corre in che categoria. Cioè, lui corre. Lui corre, cioè, lui più che altro corre. Ci vogliono dei cavalli. Più che altro corre. Visto la mole. Non è tanto la categoria. L'importante è correre, Paolo. Vabbè, è la vita che corre. Andiamo, andiamo così, prendiamola per buona. Dai, prendiamola per buona. Anche perché mi risulta che dopo anni, perché con Uccio, che ovviamente l'avrete riconosciuto, dopo tanti anni Uccio gli tocca lavorare. Sì, veramente. Ah, guarda, lo sto dicendo a tutti, guarda, che sono stato, secondo me, un grande, perché comunque fino a 30 anni sono riuscito più o meno a... Tu lo sai che stavi insidiando molto Graziano Rossi? No, ma lì, cavolo, faccio fatica anch'io. che poi non è vero, comunque grazie al suo da fare, gira. Comunque sì, dai, fino a 30 anni sono riuscito a divertirmi, ecco. Com'è andata sta disgrazia che ti è toccato metterti a lavorare? No, era ora, secondo me. No, a parte gli scherzi, quando è nata comunque l'Academy e il team, che sono nati più o meno insieme, da lì è cambiato molto per me. Ma secondo me è solamente una grande cosa, perché comunque lavorare con questi ragazzi e con Sky è un vero piacere per me e per tutti noi. Poi due campioni del mondo in due anni, buttali via. Sì, assurdo, sono veramente contento, perché se ci penso mi viene un po' di ansia, sai? Due campionati del mondo in due anni in Moto2, sfiorato con Bezzecchi quest'anno in Moto3, comunque l'anno scorso abbiamo vinto il CEV con Foggia, che è un mondialino, quindi le cose stanno andando veramente, veramente bene, e non è facile poi, secondo me, continuare così, non sarà facile. Eh no, perché adesso appena ne fate mezza dicono... Sì, vabbè, quello dico uguale, schifo, quello adesso non cambia tanto. Però dai. Sì. Ma ci sono sempre un sacco di voci, no? Cioè, adesso, per esempio, pochi giorni fa erano venuti fuori delle voci che non ne vogliamo parlare. Ma com'è che escono fuori tutte queste cose? Perché? Quello, secondo me, dovrei chiederlo io a voi, che voi che magari ne sapete di più di me. Però non ce le dice nessuno. Immagino. Guarda, sicuramente, Paolo, sinceramente non lo so come mai. Quando si parla di guerra, di noi nascono sempre queste voci. Secondo te c'è un po' di invidia in queste cose? Non lo so, è l'unico me lo domando. Io sicuramente l'invidia ci sarà, perché tanto l'invidia è quando vai e fai le cose fatte bene, ti vengono fuori dei risultati, prima con Vale, ancora con Vale, perché ormai domenica vinciamo un'altra volta, e in Malesia purtroppo è andata male. Vinci due mondiali in due anni, come dicevi te, sicuramente in Moto2 un po' di invidia ci sarà, però io l'invidia, per fortuna, non sono nato invidioso e faccio fatica a capirla, perché secondo me se uno fa una cosa bella come quella dell'Academy, cioè è brutto essere invidiosi, secondo me uno la deve condividere e viverla insieme a noi in una maniera positiva e frustrante, bella. Cioè, però chi ve l'ha fatto fare? Cioè, sinceramente. No, veramente, no? Perché poi Valentino ci aveva i soldi per fare una guerra e pensare, ma chi gli frega? Ma perché non lo sai pizza? Cioè, è un piccolo stato africano. E compriamo un'isola, stiamo lì. Infatti, veniamo anche noi, tra l'altro. Voglia. Guarda, sinceramente ce lo fa fare la passione che abbiamo per questo sport, che facciamo fatica a pensare in un futuro senza viaggiare, senza andare alle gare, senza andare in pista. Allora noi stiamo invecchiando, perché tanto purtroppo l'anagrafe... No, tu stai invecchiando, Valentino, no. È vero. Cioè, è vero. Allora, siccome che pensavo che invecchiasse anche lui, invece per fortuna ancora non lo sta facendo, abbiamo pensato di formare un'academy, e almeno così abbiamo più lavoro per tutti anche nei prossimi anni. È un po' stato questo, guarda, è nata un po' per caso, sinceramente parlando. Senti, ma io mi sono sempre domandato una cosa, no? Ovviamente... Sì, te ti stai perdendo. Assolutamente, non so dove stiamo andando. Vai. Ma è bello. Dico, fin dalla più tenera infanzia,
sì, tu giravi con Valentino, sì, in motorino. Qualche volta lo hai stagnato? Sinceramente parlando? No, mai. Era veramente difficile lui da battere con lo scooter. E io non ero lento. Ecco. Eravamo un gruppetto di ragazzi veloci, tutti più o meno veloci, ma lui aveva qualcosa in più di noi. E poi dopo abbiamo scoperto perché. Comunque ha vinto 9 mondiali. Ma tu ci avevi pensato di correre anche tu? Io ho iniziato... Qualcosa fa lui, macchina vai. Quando eravamo giovani, quando ero piccolo, correvo, ho iniziato a correre con le mini moto, ma non avevo storie, voglio dire, non ero veloce. Poi dopo ho iniziato a correre in macchina dopo tanti anni, che avevo 25 anni, 26 anni, lì mi sono tolto le mie soddisfazioni. Ho suonato abbastanza forte delle volte, rally di Monza, GT, vabbè, però niente di... Allora, adesso tu stai facendo una specie di... Sì. Supervisor, general manager dell'Academy, sì, del team, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. No, diciamo che stai facendo molto bene finta di lavorare, però congratulazioni. Lavoro adesso, te lo giuro. Ma sì, va bene, ma fino ad adesso, cioè, sì, tu hai fatto Lucio, che significa? Ma che poi in realtà Lucio sembra che l'ho inventato io, ma invece noi comunque ci siamo ispirati a quelli che erano prima di noi, che avevano tipo Schwanz, tu ti ricordi bene, aveva un Uccio, anche il buon vecchio Biaggi aveva un Uccio. Ecco, questa te la devo domandare. Cioè, ogni pilota che si rispettava aveva un proprio uno che lo accompagnava. Sai che era quasi un figlioccio per me, io e Uccio ci abbiamo avuto anche degli attriti nel passato, ma quanto meglio è... quanto meglio erano le litigate con Biaggi che quelle con Marquez? Ma non c'era storia. Dai. Almeno era un duello molto più sano, ma con Biaggi, con Gibernau, con i piloti del passato, era un duello più sano, più divertente. Faccia, mica adesso quelle lì è meglio di no. Non vabbè, però dai, però, lei dice anche l'altra settimana Verstappen con Ocon. A parte le mani in faccia, comunque, no, come dicevi te, erano duelli molto più sani e divertenti di quelli di adesso. Adesso i piloti di adesso sono un po', diciamo, un po' delle fighette. Alcuni, ecco, però dai, va bene. I tempi cambiano, le generazioni cambiano. Allora, senti, dato che bisogna cercare di battere quelli ma di adesso. Voglio dire, una stretta di mano con Biaggi la vogliamo fare adesso? Adesso ormai non ha più senso. Ormai non ha più senso. E qua, Max, io l'organizzo. No. È una cosa storica, c'era già adesso stata, ma era un po' finta. Adesso ho fatto anche il team, quindi siamo rivali. Adesso, siamo rivali, ha fatto il team con Canet, mi sembra. Con Canet, però l'ha fatto con uno spagnolo. Sì, vabbè, comunque siamo rivali e dobbiamo provare a battere Canet con i nostri ragazzi della Moto3. Con il nostro team. Team di Vale, team di Biaggi e palla al centro. Quindi Max lo lasciamo nel bagagliaio. Sì, Max, ti tiriamo fuori dopo. Senti, adesso te ne domandiamo un'altra, no? Sì, vai. Sono pronto a tutto. Sono 9 titoli mondiali, sì, ma sono anche 9 anni che non vince più. Decimo titolo. Quando è che lo vinciamo? Noi, guarda, ci proviamo ogni anno, sai, è sempre più difficile, perché è sempre difficile. Poi negli ultimi 2 anni, sinceramente, abbiamo avuto anche un po' di problemi con il mezzo tecnico che ci ha fatto un po' arrabbiare, ma comunque, come se avete visto le ultime 2 gare, Vinales in Australia, noi in Malesia, la Yamaha sta lavorando nella giusta direzione e non avevo dubbi, comunque, perché la Yamaha è la Yamaha e la conosciamo da tanto tempo, sappiamo come lavorano e sappiamo anche, siamo consapevoli che ne verremo fuori. Spererei a febbraio di provare la moto nuova che arriverà e che... Lo provi te? No, certo. Che male provi la moto nuova che arriva. E che se no capivo molte cose sul problema, no? se loro deliberano lui, vabbè, questo era uno scoop. se funziona la moto nuova, io vedo un Valentino veramente in forma, anche domenica scorsa l'ha dimostrato, anche se non ha più tanto da dimostrare, ma vale sul pezzo, è super allenato, è anche mentalmente pronto. Abbiamo bisogno di un mezzo all'altezza della situazione. Chi è il suo favorito nella VR46 Academy? Chi è? Dio santo, che domandone. Dai, non va, cioè, ti dico Luca Marini. Almeno così, sono tutti fighi. Io sono curioso di una cosa, però. Sì. Adesso da quanti anni è che segui Valentino? Sì, più di 20 anni. Sì, più di 20 anni. Sì.
ma c'è mai stato un momento che vi siete veramente mandati a fare ma ce ne sono tanti, com'è? Ce ne sono tanti, sembrate no, cioè... no, ci sono dei momenti che ci mandiamo a quel paese perché magari la vedo in un modo e lui la vede nell'altro. Secondo me fa parte del gioco ed è giusto così. Qua, ed è giusto così. Lo dico. Non sto capendo dove sono. Negli Ulivi siamo. Però è bello qua. Negli Ulivi. Adesso non lo vedo. Spagna. La Spagna. Rurale. Wild. Rurale. Vai, ma vai, vado di qua, guarda dove siamo, se non ci fermano ci mirano. In realtà questo è un rapimento. Ci sono quasi riusciti. Voglio voi l'avete vista la GP One Car, tu e Valentino di Marquez? No. Non l'avete vista? Dai, non ci posso credere. Purtroppo non l'ho vista. Ma dai. Non so come mai, ma quando vedo Marquez mi viene automatico o cambiare canale, se la tele, oppure il cappellino. Se internet. Non l'ho vista. Non l'hai vista, dai. Questa è una bugia. No, te lo giuro, te lo giuro. Anzi, adesso la guarderò subito. Perché? Cosa avete fatto? Ti abbiamo dato il cappellino di Vale. Tu sarei messo tutto preciso. Sì, sì. Sì. Ho ingannato Flavio Frattesi per farmelo dare senza dirgli che l'avrei dato. No? Flavio Frattesi, non l'hai fatto per farmi ingannare. Sarà licenziato. Sarà licenziato Flavio, poverino. Tantissimo rispetto per Flavio. Se non ci fosse lui, dai, il fan club ha bisogno di Frattesi. Adesso dici qualcosa che non è mai stato detto su di te, su di Vale, qualcosa, quello che giornalisticamente si chiama uno scoop, così facciamo i fighi. Dai, poi, guarda, ci sto già pensando. Che non sia una fake news, però, perché quelle ce ne stanno troppe. Non so, cosa... Paolo, se non so, lo mettete al posto di Bulega in moto 2. Ormai è tutto il posto di Bulega. No, Bulega è con noi l'anno prossimo moto 2. Perché io ero libero. Dio buono, non mi viene in mente adesso una cosa così macchina con voi. Lo fate il Rally di Monza? Il Rally di Monza lo facciamo. Tu lo fai? Io lo faccio. Allora, di che batti Valentino Rally di Monza? Allora, batterò Valentino Rally di Monza. Mi viene subito il naso lungo. No, va fortissimo anche in macchina, quindi è difficile da battere. Ma dai, c'è sempre la macchina che va più forte. È normale. È sfrangiata. Le gomme buone. Le gomme. L'anno scorso i commissari di gara di Monza gli portavamo il caffè, perché erano tutto il giorno nel nostro box. Allora io la mattina portavo il caffè tutto a posto a controllare le nostre macchine. Scusa, ma Roberto Brivio dice che le prende solo perché c'è la macchina migliore. Non è vero, non è vero così. Altrimenti Roberto mi corre a piedi e molto. Roberto si sta scherzando. Non ce l'ho anche perché sinceramente stiamo invecchiando, gli scoop sono finiti. Allora dici che sono gli ultimi due anni di Valentino. Allora ti dico lo scoop, Valentino Rossi si sposa. No, che è il solito scoop che ogni due mesi. È quello di novembre questo, che è una grandissima cavolata. con me. Ogni tanto si leggo, allora Valentino si sposa. Però aspetta, lo leggo di buono, ma questa storia che si sposava con Uccio, io da qualche parte sì, abbiamo fatto il periodo, fatto il nostro periodo gay. Ma non è uno scoop questo. Puoi fare outing qui, dai cavolo. No. Poi tua moglie ti perdonerà. Per Vale sì. Vabbè, dai. Non c'è problema. Vabbè. Senti, abbiamo persino ritrovato la strada. Sì, questo non te lo aspettavo. Allora, No, allora. Però sono stato fiducioso. Ci ha detto varie cose. Ci ha detto che stanno ancora provando a vincere il decimo mondiale, forse il prossimo anno lo vedo. Ma veramente provando con una determinazione importante. Non ci ha fatto outing, però qualcosa ha lasciato intendere. Che vabbè, ci sta, poi. Se c'è qualcuno che vuole prendere il posto di Bulega, mandi un curriculum a Puccio, VR46. Non è vero. Niccolò è con noi. Allora, ora che stiamo tornando in circuito, sì. Facciamo i seri. Sì. Infatti, abbiamo fatto un'intervista proprio da cazzeggio completo. Facciamo i seri, no? Perché io poi magari ci voglio scrivere qualcosa. Allora, senti, quanto si è incazzato Valentino quest'anno
per non aver avuto la moto al 100%? Cioè, l'hai visto qualche volta veramente incazzato? Allora, guarda, io solitamente Valentino non lo vedo mai incazzato, perché Valentino non è uno che si arrabbia, è uno che si dispiace, quando una cosa non funziona, è difficile che si arrabbi. Invece, quest'anno, soprattutto nella stagione, l'ho visto proprio arrabbiato, ma quelle arrabbiature che poi sono anche costruttive, però è la prima volta che lo vedo come per dire: ma cavolo, io ci sono, sono in forma, ma ci manca. E poi abbiamo avuto un momento di Yamaha che ci poteva stare, di stallo completo, sì, e di gente che si vedeva che faceva fatica a capire che strada prendere. E poi, per fortuna, come dicevo prima, la Yamaha è la Yamaha. Ci siamo ripresi, stiamo andando nella giusta direzione, secondo me, per quanto mi riguarda, almeno lo spero. E però sì, quest'anno qui, rispondendo alla tua domanda, l'ho visto la prima volta che lo vedo un po' arrabbiato. Perché qual è stato, non è il mezzo. Qual è stato il momento più duro del tuo lavoro di Uccio, sì, con Valentino? Ma ce ne sono stati tanti, Paolo. Soprattutto negli infortuni, quando ci siamo male, si è fatto male. Il 2015 è stato veramente un momento difficile, perché comunque ho visto Vale che un po' si era allontanato da questo sport e mi ha fatto un po' paura, perché poi dopo ti toccava veramente iniziare a lavorare. Scherzi, no, l'ho visto veramente da dire: ma perché una cosa così? Perché deve succedere una cosa così in questo sport che io ho dedicato la vita, cui amo, eccetera, eccetera. E quello è stato un momento difficile, a farlo continuare a ragionare, a capire, a mantenere la concentrazione. Tu hai parlato per dirgli: Valentino, stai qua, continua a correre. Sì, cioè, no, gli ho detto: guarda, continuiamo a correre, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, continuiamo a lavorare duro, che poi vedrai che un giorno saremo ripagati. Secondo me, di questa, posso dire che io la considero un po' un'ingiustizia che è stata, secondo me, nei confronti di Vale, che poi lui magari abbia potuto esagerare di qua e di là, però è stato un po' figlio dei problemi che c'erano anche delle gare prima, e poi farci partire ultimi qua, dai, solite robe, ormai è passato il tempo, non ne voglio più parlare, però ne parlo, perché tu mi hai fatto quella domanda là, e lì è stato un momento difficile per me, difficile per Vale, quindi anche per me, perché comunque c'è voluto un inverno, minimo, anche di più, un inverno per digerirla e ritrovare la concentrazione per fare questo sport / lavoro difficilissimo e pericoloso. Quindi fammi capire, in realtà sì, perlomeno per voi due il decimo titolo l'avete già vinto, o no? Sai, poi quando vai a leggere, come si dice, c'è scritto Marquez, no? Però nel cuore nostro il decimo titolo, quell'anno lì l'avevamo vinto noi, secondo me, penso anche un po' per tutti, perché sì, è vero, non è così, ma abbiamo fatto un anno meraviglioso, con un mezzo che non era come quello degli altri, non buttando via, come quello di Marquez soprattutto, non buttando via niente, e qui oggi possiamo far terzi, facciamo terzi, abbiamo curato il dettaglio, ragazzi, veramente. Anche di giorno e di notte, di ogni weekend, di ogni gara, se l'avessi... E poi ti scappa tutto via così, uno da casa guarda le gare, giustamente, la guarda la domenica, accende e si diverte, no? Però come voi sapete, le gare si iniziano a costruire da lunedì / martedì, fatto di tensioni, fatto di lavoro, fatto di piccoli dettagli, di sottigliezze, e tu fai un anno perfetto, l'ultima gara, poi lo perdi, ma lì non è venuto in quel modo, non è bello. Non hai pensato che a un certo punto veramente, dopo quell'episodio, Valentino dicesse basta, la chiudo qua e via. Ma a un certo punto un po' ci ho pensato, non è il suo stile quello di chiudere in quel modo così. Non ho pensavo quando lo vedevo, quando ci parlavo, che lo vedevo veramente un po' demoralizzato, allora... però no, sinceramente, di chiudere mai. Peggio quell'anno lì o peggio due anni in Ducati? No, peggio quell'anno lì. Dove Ducati le cose non andavano bene, però non andavano bene, punto. Cioè, invece lì è una cosa che non potevi decidere te. Un po' diverso. Volta, molto di più 2015. Qualche volta ne avete parlato, adesso che la Ducati va forte. Sì, ne parliamo, normale. Cioè, Valentino lo dice, cavolo, se ce l'avessi io e la moto ci avrei già vinto il mondiale. No, già vinto il mondiale, no, però che ci saremmo divertiti, sì, sicuro, perché comunque
da Gigi, da quando è arrivato Gigi, le cose sono cambiate, si vede proprio la luce di tutti. Lui è stato veramente un grande, ha fatto una moto che la guidano un po' tutti, vanno forte tutti, quindi ha fatto un lavoro eccellente, e non ti nego che guidarla non sarebbe male, però noi abbiamo la Yamaha, abbiamo partito la Yamaha. Dimmi almeno una volta che Valentino ti ha detto: se ci avessi quella Ducati io... Dai, dimmi. Ma lo dici sempre: avere la Ducati adesso è un'altra roba, non sarebbe, rispetto alla mia Ducati del tempo, Gigi, non sarebbe male. Hai capito, dopo aver dato 25 milioni a Lorenzo, adesso secondo me una ventina con Rossi te la giochi, ce la facciamo, sono una ventina, dai una ventina, un po' di meno, poi prendiamo il 10%, tra l'altro. Ma devi aspettare, perché abbiamo il contratto 19-20 con Yamaha, abbiamo i contratti, ma si rompono, non l'abbiamo mai fatto. Vabbè, intanto ci avete messo Pecco sopra, sì, infatti sono molto contento che Pecco sia con Ducati, che abbia una moto competitiva e sembra anche facile da guidare per un rookie, quindi bene, che adesso abbiamo due piloti avversari della Cardi di MotoGP. Ma com'è lì il rapporto che con sono, Valentino? Che sono, cioè... Bagnaia e Morbidelli. Tra l'altro Morbidelli con la Yamaha. Però lì glielo dite prima, ma non mettete le ruote della Yamaha. Mappa 8 ce l'avete. Sai che una cosa così non l'avevamo calcolata, sinceramente, quando siamo partiti con la Cardi, perché li abbiamo presi i ragazzini, non pensavamo che andassero in MotoGP quando noi eravamo già a casa. Sì, però se gli mettete il cartello, sono lì, e rompono le balle. Mica Lorenzo, se gli mettete il cartello loro rallentano, perché se no non gli arriva il bonifico. No, il bonifico arriva da Ducati, quindi noi facciamo fatica. Vabbè, ma poi voglio vedere come tornano a Tavuglia. Sì, quella è vera. Come entrano in paese. No, comunque è una cosa, vabbè, che fa ridere, ma è una cosa seria che non ci aspettavamo. Siamo da una parte, siamo contenti perché... vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro, perché anche Franco, voglio dire... L'avete fatto però uno col Petronas e l'altro con la Pramac. Sì. Quando è che l'ha fatto sto benedetto VR46? Posso spiegarvi il mio punto di vista di questa cosa? Allora, secondo me noi non dobbiamo fare un team MotoGP. No. Perché il nostro lavoro finisce con la moto, dobbiamo crescere, l'Academy deve far crescere i ragazzi. Col team MotoGP si guadagna di più, dai. No, ma quello non guadagniamo niente, no. Noi non ci frega, sinceramente. Se dei soldi, se ci portava dei soldi non avevamo l'Academy, l'Academy non funzionerebbe così, perché non ce ne frega niente. A parte quello lì, noi dobbiamo lavorare fino alla Moto2, poi dopo, dalla Moto2, io mi sento che un po' il nostro apparato di crescita è un po', non so come dire, a livello di team, a livello di team è finito, poi loro devono andare nei team di MotoGP e crescere là, è un mio punto di vista strano, quindi per rispondere alla tua domanda, io non c'è ancora in futuro, non stiamo pensando di fare il team di MotoGP per il momento, abbiamo parlato con Carmelo, con Dorna, con Sky, però sono stati discorsi che sono iniziati e poi sono un po' finiti, anche se, perché si parla del 2021, ci sarà modo di riprenderlo, minimo. Però io minimo, poi speriamo anche 2024. Sembra che nel 2022 corra in Moto E e lì si risfida con Gibernau, perché gli aveva detto: Gibernau, tu non vinci più una gara. Adesso Gibernau si sta allenando. Ha fatto le male, non sopporta il mondo elettrico. Non lo diciamo. No, il marketing, gli sponsor, non è che non so. Non è che non sopporta, lui gli piacciono le cose motore, che vanno forte. Sì, rifacciamola. Rifacciamola, poi ritagliamo. Allora, dicevi che Valentino piaceva molto le moto elettriche. Non rispondo una cavolata, però non gli piacciono le cose motore, che fanno del rumore. Lui c'ha anche il rasoio a due tempi. Sì. non vuole l'elettrico. Vabbè, abbiamo detto una serie di stronzate. Sì, veramente. Che veramente non c'è. Allora, dobbiamo organizzare una pizza, perché questa la facciamo lì da Rossi, così non la paghiamo, così lo paghiamo, siete i nostri ospiti, perfetto. La pizza, noi andiamo col cellulare, no, perché con poi diciamo, siamo in 40 persone. Vabbè, dai, una pizza, la pizza si può, la pizza che vuoi che sia, questi
come hai detto te giustamente, sì, è una piccola nazione africana lì, sì, a Tavuglia. Sì, sì, cioè, è vero. Possono fare una guerra, non c'è, sì, problema. Non c'è nessun problema. C'è un po' una piccola Svizzera. Non c'è problema. Cattolica deve stare attenta, che un attimo. Che... Soprattutto per la notizia che anche a te ti tocca lavorare. Quindi questa, sì, è una cosa che... A noi ci stava un po' qua, no? Perché cioè questa cosa che. Vabbè, parla tu, parlate, dai, adesso che c'è, voglio dire. Stava qua, non ti ho mai visto sudato, scalera. Allora, guarda, quanto correva, quanto correva. Va bene. Grazie, ciao, grazie anche a me. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao. Dai. Siete due suonanti, sì. Parlate. Paolo Scalera.